Per rendere più fruibile questa conferenza online l'abbiamo divisa, la dividiamo adesso in alcuni capitoli, quindi non ci sarà un'ora di parlato mio, ma facciamo alcuni capitoli di 5 minuti circa per ogni capitolo per affrontare i vari contenuti che voi andrete ad incontrare durante il vostro viaggio. Comincio però prima di partire per la Polonia, ancora con casa nostra qui in Italia. Importante quando si studia storia, che tu leggi o vedi o ti raccontano tutta questa cronologia, che è successo questo, che delle volte può sembrare un susseguirsi di eventi automatico, dovuto, e ci dimentichiamo che in realtà ogni cosa che succede è il risultato di una decisione. Ogni cosa che succede poteva anche non succedere perché a monte qualcuno prendeva una decisione diversa. Qua vi faccio vedere una famosa vignetta del 1940 in Italia. Quindi 1940 non esistevano camere a gas, non esistevano treni della deportazione, non esistevano crematori nei campi di sterminio. Però esiste questa vignetta, come ci ricorderemo degli ebrei nel 2000. Probabilmente chi ha disegnato questa vignetta non ha mai ammazzato nessuno, quindi non è un assassino, però è uno di quelli che in quegli anni ha partecipato, in questo caso facendo il vignettista, a questa caccia alla minoranza, agli ebrei, perché ce lo disegna questo fetus judeum sotto alcol in un vaso di vetro, disegnato nel 40, quindi ha anticipato in un certo senso, ha previsto lo sterminio che poi avviene davvero. Quindi una persona che in un certo senso si augurava lo sterminio quando lo sterminio ancora non era pensabile, quando lo sterminio ancora non esisteva. Poi arrivano quelli che invece lo sterminio decidono, mettono in atto. Per esempio, anche questo studiando storia credo che sia molto importante far vedere dei visi, dire dei nomi. Il ministro degli interni Buffarini Guidi, che il 30 novembre del 1943 manda il famoso telegramma circolare con il quale ordina l'arresto di tutti gli ebrei in Italia. Quindi una persona che ha fatto una scelta ben precisa da che parte stare e che passa con grande convinzione dalla persecuzione dei beni degli ebrei presenti in Italia, già attuata questa persecuzione dalle leggi razziali in poi, dal 1938 in poi, alla persecuzione, come si dice, delle loro vite, cioè della attiva collaborazione con i nazisti tedeschi presenti sul territorio italiano. Mentre ci sono altre persone, una delle persone che a me piace di più, proprio per la sua modestia, che mi sembra di leggere in quelle poche informazioni che si trovano su di lui, Francesco Vecchione, un uomo normale, capo di gabinetto della questura di Modena, che quando questo telegramma di Buffarini Guidi finisce sulla sua scrivania, avverte le famiglie degli ebrei modenesi, li mette in guardia del pericolo dell'arresto imminente, che adesso la questura verrà, e in questo modo rende possibile la fuga e la salvezza di diverse famiglie. Quindi una persona, un giusto fra le nazioni, una delle persone che nel momento importante ha seguito non la legge ma la propria coscienza e ha salvato una buona parte della comunità ebraica di Modena. In questo modo. Quindi solo in questi due
episodi, due uomini, due, si potrebbe dire, personaggi da scrivania, che però fa differenza anche se non stai sparando, anche se non stai attuando una camera a gas. Con la tua penna, il primo mette le persone nelle camere a gas, l'altro con la sua penna che scrive il bigliettino che avverte le famiglie li mette in salvezza. Poi non c'erano solo queste responsabilità così drammatiche, così forti, così evidenti, e vi vorrei leggere un documento che per me è molto importante, che è stato pubblicato nel libro della Liliana Picciotto, L'alba ci colse come un tradimento sul campo di Fossoli. E viene riportata una fattura, perché bisogna sapere anche che, bisogna tenere presente, lo sappiamo, ma lo dimentichiamo spesso, che le persone che vengono portate fuori dai loro appartamenti, dalle loro case, via dalle loro famiglie, non sono teletrasportate da Auschwitz dove poi spariscono, muoiono. Intanto non muoiono, vengono assassinate queste persone. Quindi se io dico che le persone muoiono, nascondo l'assassino. È giusto dire sono state assassinate. E così possiamo anche parlare degli assassini. Altra cosa, non sono appunto teletrasportate. Loro incontrano dei poliziotti, di solito poliziotti, spesso sono poliziotti italiani, che li arrestano dalle loro case, che li portano nelle carceri locali, che li portano nei campi di transito, il libro qui davanti parla di Fossoli, che li portano in una stazione, che li caricano su un treno. Quindi questi deportati italiani incontrano tante persone, tanti altri italiani che insieme ai nazisti tedeschi fanno sì che la loro deportazione funzioni bene, senza grossi problemi. E c'è una fattura nell'archivio comunale del comune di Carpi, che riguarda il 22 febbraio 1944, il giorno della deportazione di Primo Levi. Primo Levi è stato catturato, è stato concentrato a Fossoli, e quando a Fossoli si è giunto il numero utile per rendere economicamente sensato la partenza di un treno, 600-650 persone, appunto, insieme ad altri, viene caricato sul treno. Ma a Fossoli non c'è la stazione è a Carpi, quindi Primo Levi e gli altri devono essere trasportati dal campo di Fossoli alla stazione. E come fanno i nazisti e i fascisti a portare 650 persone alla stazione? Come fareste? Noleggiano dei pullman. Quindi ci sono le fatture del noleggio pullman. E c'è la ditta Valenti di Carpi, autoservizi, che è la fattura numero 30 del 29 febbraio 1944, 22esimo anno dell'era fascista, oggetto noleggio d'autobus per servizi agli ebrei, chiede per trasporto internati dal campo concentramento di Fossoli alla stazione di Carpi, servizio effettuato con le rispettive corse degli autobus Alfa Romeo targa 7208 2 corse, Alfa Romeo targa 11209 3 corse, una Lancia 4224 di targa 3 corse, un secondo Pullman Lancia 4252 di targa altre 3 corse e una Fiat 62 con la targa 8601 4 corse per un totale corse di numero 15 e un totale lire 4.500. Questa fattura della ditta Valenti per me è un modo molto importante per riflettere sulle responsabilità
sulla partecipazione allo sterminio, sulla possibilità di non partecipare allo sterminio, perché questa fattura non parla di assassini, non parla di SS, non parla di nazisti tedeschi che lavorano, che fanno il lavoro criminale ad Auschwitz, parla di noleggio pullman, parla di, quindi di autisti che quella sera al bar con i loro colleghi chissà di cosa avranno parlato, o la segretaria che ha, probabilmente una donna, battuto a macchina questa fattura, chissà cosa ha pensato, il bancario che avrà saldato questa fattura, anche lui ha fatto il suo mestiere, non ha ucciso nessuno. Tutti loro però stanno nella catena che ha fatto sì che lo sterminio ha funzionato senza problemi.